Abbiamo qui il grande protagonista della partita, una partita difficile, decisa da un gol segnato da Cristiano Ronaldo. Lo spagnolo? Sì, un partito molto difficile, stava molto calore, difficile giocare così, però bene, giochiamo bene, creiamo più opportunità, siamo i giusti vincitori e ovviamente sto molto contento per aver marcato il gol della vittoria. Partita difficile perché giocata sotto con un gran caldo, però alla fine abbiamo vinto, è una partita che per noi era molto importante, una partita che porta a Ronaldo, un giocatore che ha vinto tutto nel mondo, il suo primo trofeo con questa camiseta. Sì, molto contento, era algo che io queria, iniziare bene nell'anno 2019. Sto molto contento per ganare il primo titolo per la Juve e molto felice. Molto felice, molto felice, ma di aver vinto ovviamente nel 2019 il suo primo trofeo con la Juventus, ma è il primo di quattro obiettivi: Supercoppa Italiana, campionato, Coppa Italia e ovviamente il grande sogno della Juventus, la Champions League. Sì, passo a passo, l'obiettivo era iniziare bene l'anno 2019, iniziamo con questa Coppa e ora tranquillamente lavorare per tentare di ganare i prossimi trofei che vamos a giocare. Un passo alla volta e questo è il primo obiettivo del 2019, l'abbiamo centrato, adesso dobbiamo continuare a lavorare per gli altri obiettivi, ma poi si torna subito in campo, lunedì il Chievo, perché il campionato, l'ottavo scudetto consecutivo della Juventus è un altro obiettivo importante e non sarà facile. Sì, il campionato è il principale obiettivo della Juve, stiamo bene nella Liga, però falta molto lavoro, la Liga è lunga, ya que estar tranquillos, seguir così e per poter ganare quando terminare l'anno. Una dedica? Bueno, per l'afición, per la mia famiglia, mis amigos e per tutto il mondo che le gusta Juve e che le gusta Cristiano. Grazie a Cristiano Ronaldo, avete sentito, una vittoria importante dedicata a tutti i tifosi, alla famiglia e alla Juventus, alla nuova avventura di Cristiano Ronaldo. A questo punto linea allo studio.